Salve ragazzi, benvenuti a tutti, benvenuti alla puntata del martedì con Oxiamo Insieme. Oggi si prova insieme e si inizia ufficialmente la carriera non live, quindi questa ve la porto così, poi magari una la porterò anche live, di Tiki Taka Soccer, gratuito su Nox Player. E quindi iniziamo alla grande. Queste le formazioni, buon divertimento. Dottor Puccio FC contro Real Monterosi, eccellenza. Eccoci qua ragazzi, iniziamo alla grande. Subito carico Puccio, cerca di recuperare, fallo intanto. Punizione per il Real Monterosi, recupero da parte della difesa avversaria. Andate il Real Monterosi, mamma mia, spero il gol. Allora, partiamo in velocità. Guardate come si deve giocare ragazzi, guardate. Fate i segni in base che a chi deve partire in velocità. Oh, mi devo ricordare perfettamente. Ah, vero, perché devo tenere premuto. Cioè, devo premere tic 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 così. Fatti sentire spesso il ticchettà, il ticchettio del joystick, del mouse, scusate, che va a toccare per partire in velocità. Fondazione del Real Monterosi, fuori gioco. Buono così. Dai, 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 dai. Comunque faccio solo i tagli, solo in caso di gol, e faccio un'immaginetta. Come al solito, come in altri video, il resto no, palita, verso sta roba così no. Oppure in caso di espulsione, solo in caso. No, beh no. O forse sì, vedremo. Azione Real Monterosi, ottimo. Spazza via, ammonito. Sì, ma tanto vabbè, facciamo anche senza. Solo in caso di gol facciamo i tagli, dai. Parte in velocità la squadra del Dottor Puccio FC. Prova a tiro da fuori aria, parata del portiere Real Monterosi. Incredibile. Dando subito la squadra di Pucci in recupero. Proviamo a chiudere la difesa. Guardate. Comunque è figo perché più o meno ti muovi tu i giocatori con quel modem. Sì, col modem. Col mouse. Mamma mia, mamma mia! Portiere mostruoso. Guardate che parata che mi ha fatto il portiere. Gioco gratuito comunque, ragazzi. Tiki Taka Soccer. E poi gol di James. Ma siamo andati a prendere il gol all'ultimo secondo. Allucinante, allucinante la situazione, allucinante veramente. Tanto parte in velocità. Dai, dai, si riallarga Puccio. Ah, che passaggio di Pupù. Mamma mia, che casino. Che casotto che. Fuori gioco, va bene, va bene, va bene. Siamo undicesimi perché mi ricordo che questo l'avevo portato in live. Questo gioco a un certo punto non sono riuscito più a vincere una partita. Tra pali e traverse è un delirio. È andato fuori tiro da fuori area, mamma mia. Dobbiamo ancora comprare un sacco di giocatori. Comunque non so se ci avete fatto caso, ragazzi. Ci sono delle citazioni a PES, tipo Barocca. Barocca, eccolo qua! Un Bertin Prota. Intanto questo vabbè, un giocatore esiste realmente, se non sbaglio. Comunque ci sono dei citazioni ai vecchi PES, Barocca, Jimenez, ci sono queste citazioni molto molto pessare. Tanto gran gol di Humberto Improta, se non sbaglio è il giocatore del Benevento. Andando a prova al tiro, mamma mia, il portiere. Che portiere, che portierone. Tanto sui, no, bravo, 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 si allargati subito. Se non sbaglio qui è ex Jimenez, ah no, Barocca, proprio Barocca. Giocatore della Master League, prova a tirare fuori area, gol! Barocca! Gran gol, ragazzi, gran gol! Dopo, in base, ragazzi, a quanti minuti abbiamo fatto, decido se portarvene uno o due di partite. Magari se riesco anche due, alla fine il gioco è così. Molto, molto caruccio, dai, regà. Magari se si può giocare online, ve sfido, eh. Se vi scaricate un Ox Player oppure mi scaricate Blue Stacks, ma nel mio caso è Nox Play. Da, finisce qua 2 a 1 ragazzi. Andiamo, voglio dare un attimo controllato in quanto dura una partita 5 minuti, allora possiamo anche proseguire, dato vediamo i soldi che ci dà. Proseguiamo con la seconda partita della puntata di oggi. Eccoci qua raga, allora Dottor Puccio contro Villanova Calcio, secondo in classifica. Allora facciamo una cosa, prima di iniziare va a dare una rinfrescata alla squadra. Ci
Ci vediamo dopo. Eccoci qua, raga. Dottor Puccio contro FC contro Villanova fa calcio. Allora, proseguiamo immediatamente. Ho dato una rinfrescata alla squadra. Mamma mia, subito. Ammazza, oh, non ho manco preso il pallone. Già mi hanno massacrato un giocatore. Complimenti. Tanto partita con pioggia impressionante. Tanto poi al tiro niente di che. Ma pochi tagli, ragazzi. Voglio darvi pochi tagli perché voglio farvi godere il gioco in massima libertà, senza mettere i tagli di ammunizione e roba varia, perché non è una simulazione calcistica, più un gioco alla Nox Player. Però comunque faccio la transizione al gol, magari sì, tanto ho tutto in preimpostato, come sapete bene io faccio editing, quindi ci vuole poco per me mettere un editing carino e coccoloso con i gol e sta roba così, insomma, dai. Carini e coccolosi, ragazzi, carini e coccolosi. Tanto riparte in velocità, meno male, è andata. Mamma mia che pioggia, raga. Guardate che pioggia, è impressionante. Mamma mia, scusate il rumore. Probabilmente sentirete il rumore. Però è normale che. Oddio! Che parata del portiere! Sentirete il ticchettio del mouse, ma è matematico che ci sia. Bisogna giocare tutto col mouse, non bisogna usare né tastiera né altro, solo mouse. Dato, mamma mia, sto portiere mi pare Gianluigi Buffon nei tempi d'oro. Sta a fare più miracoli lui che miracoli. Più parate lui che tutto il portiere che cambia la Serie A. Nell'eccellenza, scusate. Tanto sbaglia il lancio il portiere, peccato. Qua se ne rimette a posto un po' i piedi. Non è Buffon lui, ogni tanto. Un po' è buffone, un po' non è. Sa solo quello che non è, più che probabilmente. Non è cane, non è lupo. Sa soltanto quello che non è. Mamma mia. Perché è fuori gioco? Dove? Mi dovete dire dov'è che c'era fuori gioco? Dov'era fuori gioco? Me lo dovete far sapere, sa com'è? Ecco. Fischia fuori giochi così, dai, c'ha voglia di fischiare e fischia. Così a casa. Dai, su. Ah, ce l'abbiamo a utilizzare. A posto, l'abbiamo usato perché pensavo che l'avevo già usato, invece no. Usiamo al secondo tempo l'energia, quindi proviamo a sfruttare il momento che abbiamo la bomba. Bomba, tenga la bomba che la bomba. Bomba, tenga la bomba che la forza che la buona. Ah, volete bomba? Bomba. Andazione sulla facci tua. Mamma mia, raga. No. E spazza via qua dei cattiveri. Andando a pallone prende una velocità esorbitante. Spara il suo tiro. Sembra che Baggi non ci arrivi. Portieri un po' poco attenti, diciamo così. Segnavo sto gol e cadeva lo stadio probabilmente. Il mio piccolo stadio. Lo stadio di Puccio FC. La squadra volevo chiamarla con le ferro calcio, però non ce l'avevo voglia. Ho detto come. Collefero no, proprio non c'è, cioè, non mi piace metterci il Collefero qua. Magari c'è già anche creato nel gioco, quindi non volevo creare un'altra squadra. Però Dottor Puccio FC è la rappresentanza del canale Puccio. L'ignoranza del puccismo, del puccionismo. Grande recupero, niente, poi niente, un delirio, delirio sta partita, non si cava proprio nulla, non si cava niente. Oh, mamma mia. Mamma, il portiere è lento come le cose lente. E vabbè, probabilmente finisce 0-0. Sì, e finisce qua. Andiamo a vedere la classifica generale. I risultati, intanto, vediamo anche gli ultimi risultati del campionato. No, qua non si capisce niente. Vabbè, lasciamo stare. Allora, vediamo la classifica a sto punto, perché non è un po' un casino vedere i risultati. Vabbè, chiudiamo le classifiche. Alba Longa 39, Tarquinia 36 e Villanova 35. Tutto resta a proseguire. Guardate che classifica. E l'ultima è il Fonte Nuova, sono 17 squadre. E vabbè, questo è il gioco, insomma. Siamo a Tiki da Casoccer. Mi raccomando, venite a provarlo. Ve lo consiglio al Puccio. Come potete vedere, faccio vedere una bella citazione. Come potete vedere, ragazzi, intanto preparo la prossima partita, la prossima puntata. Vedete, ci sono anche i nomi giocatori realmente esistiti e più ci sono le varie citazioni ai vecchi videogiochi come PES, vedete, Castiglio, Bourget, Balaban, Stromer, Ivanov, Ximenes, Marinda, Arte, Colle,
Eddington, vabbè, c'è Massimo Taibbi che ho preso come leggenda. Vabbè, insomma, ragazzi, che dire, ci vediamo alla prossima puntata, dai, Nox siamo insieme e ci andiamo a divertire. Un abbraccio, ragazzi, alla prossima puntata di Nox siamo insieme con Dottor Puccio. Mi raccomando, il social in descrizione, tutti in descrizione, iscrivetevi al mio canale Twitch, tutto quello che volete e buon divertimento. Ciao, ragazzi!